compositore, esattore e pizzo del nuovo clan ai cantieri di Acerra. Monsignor Scarano arrestato di nuovo, false donazioni. Bagnoli rubavano rame nell'ex fabbrica Italsider, arrestati 9 romeni. Forum delle culture si parte ad aprile ma con un programma ancora ridotto. Calcio Vargas al Valencia, sfumato Emilia e il Napoli punta tutto su Capoue. Buonasera e benvenuti al TG Luna Napoli. In primo piano la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli. I carabinieri hanno arrestato 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, lesioni personali e incendio aggravati appunto dal metodo mafioso. I dettagli nel nostro servizio di apertura di Salvatore Manna. Questa mattina ad Acerra a Fragola i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa al GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 8 indagati, 7 liberi e 1 domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione tipo mafioso, concorso in estorsione, lesioni personali e danneggiamento seguito da incendi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Gli arrestati sono Domenico Basile, 42 anni, Gaetano De Rosa, 42, Donato Tanzillo, 45, Giacomo Doni, 30, Alfonso Piscitelli, 48, Guglielmo Moccia, 52, Francesco De Simone, 42 e Antonio Fatigati, 44. L'indagine, partita dalla denuncia presentata da 2 coraggiosi imprenditori impegnati nella realizzazione di opere edilizie nel territorio di Acerra, ha consentito di documentare la costituzione di un neonato organismo camorristico capeggiato da personaggi già contigui ai clan acerrani, come quello dei Crimaldi, e già condannati anche di recente per delitti di matrice mafiosa. 6 le imprese edili impegnate nella costruzione di 3 capannoni industriali e 2 palestre finite nella morsa del racket del nuovo clan. I taglieggiati, oltre a pagare il pizzo, avrebbero dovuto accettare l'imposizione delle imprese alle quali rivolgersi per l'esecuzione dei lavori e la fornitura. L'inchiesta ha anche appurato che 3 imprenditori, in netta contrapposizione con i colleghi che hanno scelto la strada della denuncia, hanno fatto da intermediari, proponendosi in qualche occasione anche come esattori per gli stessi camorristi. Maltempo da questa mattina, fermi i collegamenti marittimi verso Capri, mentre procedono con difficoltà quelli con Procida e Ischia. Ancora cronaca, nuovo arresto per Monsignor Scarano, l'ex contabile dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Nuovo arresto domiciliare per Monsignor Scarano, l'ex contabile dell'amministrazione patrimonio sede apostolica. Le accuse ipotizzate nei confronti di Monsignor Nunzio Scarano, che era stato già arrestato lo scorso giugno e poi messo ai domiciliari, sono concorso in riciclaggio e falso. La Guardia di Finanza avrebbe accertato finte donazioni per milioni di euro. L'ordinanza di custodia cautelare, notificata questa mattina, dispone il sequestro dei conti correnti a lui riferibili giacenti presso lo IOR, dove sarebbero transitate le false donazioni provenienti da società offshore. Secondo l'ipotesi investigativa della Procura di Salerno, le donazioni sarebbero servite a coprire un grosso riciclaggio di denaro. Il prelato avrebbe contattato una 60ina di persone, chiedendo ad ognuno di loro la compilazione di un assegno circolare con somme intorno ai 10.000 euro, spiegando di dover ripianare i debiti di una società immobiliare titolare di alcune abitazioni nel centro storico di Salerno. Sempre secondo l'accusa formulata dopo mesi di indagini avviate all'inizio del 2013 e condotte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza coordinate dal colonnello Antonello Mancazzo, gli assegni sarebbero stati soltanto una partita di giro, in quanto al momento della consegna i donatori avrebbero ricevuto l'equivalente in denaro contante e i destinatari delle ordinanze cautelari sono, oltre a Monsignor Scarano, il sacerdote Luigi Ginoli, anch'egli agli arresti domiciliari, e il notaio Bruno Fraunfelder, per il quale è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Le persone indagate sono 52. E il sequestro disposto dal GIP di Salerno, come abbiamo sentito nel precedente servizio, sui conti correnti intestati a Scarano presso lo IOR non è stato ancora eseguito, essendo dipendente dall'esito della rogatoria chiesta dall'Italia al Vaticano.
E nel corso di un intervento nell'ex impianto siderurgico Italsidero, oggi Bagnoli Futura, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno sorpreso 9 persone mentre rubavano un grosso quantitativo di rame. Vediamo il servizio. Nel corso di un intervento nell'ex impianto siderurgico dell'Italsider in via Coroglio, area di proprietà della Bagnoli Futura, i carabinieri della compagnia di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli hanno sorpreso 9 persone mentre erano intenti a rubare un grosso quantitativo di rame. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'area, i 9 si sono dati alla fuga a piedi, chi allontanandosi verso le recinzioni, chi addirittura arrampicandosi e nascondendosi sul torrione o in mezzo ai ruderi dell'impianto industriale. In vari punti della struttura i carabinieri hanno trovato abbandonati da ladri in fuga cavi e altri materiali di rame per un peso totale di circa 600 kg che erano stati racimolati e accatastati in attesa del momento giusto per procedere al trasporto fuori dall'Italsider. I militari hanno comunque inseguito, raggiunto e bloccati 9, tutti di nazionalità rumena, 4 dei quali sono risultati minorenni. Degli altri 5 arrestati in attesa di rito direttissimo, 3 erano già noti alle forze dell'ordine e 2 incensurati. Quanto ai minorenni, incensurati di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati accompagnate al centro di prima accoglienza al viale Colli Aminei. È stata inaugurata questa mattina la nuova sede della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno. Ancora cronaca, un'auto confiscata alla camorra per vigilare sulla terra dei fuochi è l'iniziativa del comune di Afragola. La Polizia Municipale di Afragola utilizza una vettura confiscata alla camorra per vigilare sulla terra dei fuochi. Le operazioni di controllo sul territorio con l'autocivetta sono state promosse dal sindaco Domenico Tuccillo e dall'assessore alla Polizia Municipale Alessandro Salzano e i risultati sono subito arrivati. Già nella prima uscita, infatti, con alla guida il comandante Maiello, è stato sorpreso in fragranza di reato un 30enne intento a bruciare rifiuti per ricavare rame. L'uomo è stato arrestato per combustione illecita di rifiuti e posto agli arresti domiciliari. La nuova auto di servizio sottratta alla camorra e utilizzata per l'operazione è una Volkswagen Golf affidata alla polizia locale dalla procura di Santa Maria Capua Vetere in base alla cosiddetta legge Rognoni-La Torre. È uno strumento per lavorare in modo più efficace perché è meno riconoscibile e quindi attraverso l'utilizzo anche di questi strumenti che vanno ad arricchire gli strumenti che noi utilizziamo in via ordinaria, sicuramente riusciamo ad avere un'azione più incisiva anche nel controllo del territorio. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il mercato ortofrutticolo di Maddaloni in provincia di Caserta, di proprietà del comune, dopo aver riscontrato al termine di un blitz svoltosi nella giornata di oggi numerose violazioni alla normativa sui rifiuti e di carattere igienico-sanitario. Passiamo ora alla pagina politica. Noi abbiamo ragione, faremo ricorso, l'ha detto questa mattina il sindaco di Napoli Luigi De Magistris nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo San Giacomo a seguito della delibera della sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti. Io non capisco perché Napoli non possa avere, essendo la terza città d'Italia, la medesima attenzione istituzionale di Roma. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris nel corso di una conferenza stampa convocata dopo la bocciatura da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Napoli. Per noi 2 anni fa dissero che non era possibile, ha affermato De Magistris. Poi hanno varato una legge per Roma, mettendo anche una serie di misure che garantiscono la sicurezza di quella città. Se Governo e Parlamento volessero intervenire, ha aggiunto il sindaco di Napoli, si potrebbe mettere in sicurezza il comune di Napoli. Noi siamo molto determinati, molto amareggiati perché è una decisione che non ci aspettavamo, che non condividiamo, c'è possibilità di far ricorso, ci sono 3 mesi di grande lavoro, di battaglia, però per ora non cambia nulla in città, anzi si lavorerà ancora più uniti, ancora più determinati, ancora nel miglioramento, ci saranno delle progressivi passaggi che faranno comprendere a tutti come Napoli è ancora di più in ripresa e poi cercheremo di farcela, convincere governo e Parlamento a non dimenticarsi di Napoli e la Corte dei Conti a rivedere questa decisione tecnica che è una decisione non condivisibile che va riformulata. Vedo troppa disattenzione per questa città, io non so se ci si rende conto di che significa ipotizzare solo astrattamente il dissesto della città di Napoli. Significa che tutti i posti di lavoro che abbiamo salvato ritornano tutti in discussione, che la gente va in mezzo a una strada, e questo è un qualcosa di inaccettabile.
Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha poi chiamato il Quirinale per rappresentare la situazione dell'amministrazione comunale della città a seguito della decisione della Corte dei Conti della Campania, che ha bocciato il piano di riequilibrio pluriennale. La partita Napoli, ha detto De Magistris, deve riguardare tutti. Cercherò di sensibilizzare anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Momenti di terrore ieri sera per un giovane di 20 anni di Torre del Greco che si è perso nei sentieri che si inerpicano fino al cono del Vesuvio. Torniamo a parlare del terremoto, una notte tranquilla nel Matese, verifiche però ancora in corso. Notte tranquilla nell'area del Matese, colpita ieri da un nuovo fenomeno sismico. All'alba la scossa più importante di magnitudo 1.9 non è stata avvertita dalla popolazione dei comuni interessati e compresi tra la provincia di Caserta e Benevento, in particolare San Potito, Sannitico, Pietraroia e Cusano Mutri. A Piedimonte Matese, il comune più importante del comprensorio matese, solo una quindicina di persone ha deciso di trascorrere la notte nel centro di prima accoglienza allestito nella palestra della scuola d'amore. Ieri i primi cittadini di 6 comuni hanno chiesto alle istituzioni una serie di garanzie a partire dalla concessione dello stato di emergenza. I nostri tecnici da ieri sono di nuovo sul territorio, sia nel lato provincia di Caserta che nel lato provincia di Benevento. I dati strumentali dicono che questo terremoto ha avuto una violenza molto inferiore a quella della scossa principale del 29 dicembre, quindi i danni, se ci sono, sono collegati alla precedente scossa, ma non a questo, perché l'energia era un decimo e anche le forze sono molto basse, peraltro in un territorio in cui, ahimè, può venire ben altro terremoto, non collegato a questo, ma è una zona sismica 1, quindi diciamo è una delle zone più pericolose d'Italia, che nel passato, nel 1400 e nel 1600, ha avuto eventi anche più grandi di quello famoso del 1980 in Irpinia, quindi diciamo è importante che le costruzioni vengano ben viste. A che punto siamo con il... Una coppia dedita a rapine seriali è stata sottoposta a fermo dai carabinieri a Ercolano, in provincia di Napoli. Cambiamo argomento e polemica sulla nascita del gruppo Forza Campania. In seno al Consiglio regionale sulla questione il senatore di grandi autonomie e libertà, Enzo Danna. Gli avversari, nello stesso schieramento di centrodestra, l'hanno chiamato scippo. Fatto è che alla Regione Campania 8 consiglieri già del PDL hanno dato vita a un nuovo gruppo Forza Campania utilizzando il logo di Forza Italia. Si tratta di 8 fedelissimi dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino, e cioè Antonia Ruggiero, Luciana Scalzi, Paola Raia, Mafalda Mente, Massimo Iannicello, Sergio Nappi, Carlo Aveta e Pasquale Giacobbe, che non riconoscono come coordinatore regionale l'ischitano Domenico Desiano, sponsorizzato da Francesca Pascale, spingendo piuttosto per il deputato casertano Carlo Sarro. Ma il leader Berlusconi ha già scomunicato Forza Campania. Sulla querela interviene il senatore Vincenzo Danna, vicepresidente del gruppo Grandi Autonomie e Libertà, per il quale il recente richiamo del presidente Berlusconi all'unità e alla chiarezza di intenti del partito non può che trovare d'accordo tutti coloro i quali si prefiggono il raggiungimento di questi obiettivi. Resta però, annota Danna, il profondo dissenso e malcontento largamente diffusi tra i parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, sindaci e amministratori locali per la proditoria designazione del senatore Domenico Desiano a coordinatore regionale in Campania, oltre che per specifiche doglianze legate al mancato coinvolgimento dei consiglieri regionali nella risoluzione dei problemi dell'ente di via Santa Lucia. Chi vuole bene a Berlusconi e a Forza Italia come noi, conclude, dovrebbe valutare l'opportunità di chiedere a Desiano di fare un passo indietro al fine di elaborare anche in Campania una scelta unitaria da proporre al Presidente. La Campania si promuove a Madrid con Campania Arte Card, all'interno di una mostra su Ercolano che ha già collezionato oltre 40.000 presenze. Il 27 gennaio anche Napoli celebra la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Alcune rose piantate nel giardino della scuola dell'infanzia, intitolata a Sergio De Simone, il bambino ebreo napoletano vittima degli esperimenti effettuati da un medico nazista nel lager di Neuengamme e impiccato nel 1945 in una scuola di Amburgo. Così si apriranno le celebrazioni organizzate dal Comune di Napoli e dalla comunità ebraica locale per la giornata della memoria del 27 gennaio. E se l'associazione Italia-Israele in una nota lamenta l'assenza alla presentazione del fitto calendario di eventi del sindaco Luigi De Magistris,
che ha insignito il 23 aprile scorso della cittadinanza onoraria il leader palestinese Abu Mazen, il rabbino capo della comunità ebraica di Napoli, Shalom Babut, preferisce ricordare come quelle quattro giornate la città ha svolto un ruolo importante per la liberazione del regime nazifascista. Il programma degli eventi ha come fulcro Piazza del Plebiscito, dove alle 17.30 sarà proiettato il film Tren de Vie, seguito dal recital del fisarmonicista Generoso Veglione, che proporrà musica balcanica e klezmer. In serata l'attore Mariano Rigillo leggerà 7 testi poetici sul tema della Shoah, che sarà anche al centro dei movimenti coreografici che chiuderanno le iniziative in piazza. L'Università Federico II ospiterà un dibattito su totalitarismo e negazionismo, mentre l'Institut Francese e il Goethe di Napoli celebreranno la giornata della memoria con l'anteprima italiana del documentario di Britta Bauer In cielo sottoterra, premiato nel 2011 col premio del pubblico al Festival di Berlino. Un altro documentario di Bauer, Il silenzio di Gerda, presentato lo scorso anno per la prima volta in Italia, sarà replicato al Cinema Astra il 28 gennaio. È praticamente non un dovere, è una necessità dovuta al fatto che le scuole sono da sempre il territorio che più lavora sulla memoria e sul rapporto tra la memoria e il presente. In modo particolare quest'anno c'è una bellissima iniziativa, una cerimonia che ricorda i bambini vittime della Shoah e per il quale abbiamo coinvolto la scuola col plesso di Simone, che è intitolato come ad una piccola vittima, e il tentativo è stato quindi di spostare l'attenzione sulle vite spezzate nel senso reale del termine e di coinvolgere anche i bambini nella comprensione che non è superficiale, ma che ovviamente non può essere, come dire, profonda come quella dei più grandi sul tema. Però il pericolo è sempre alla porta, quindi bisogna stare attenti che il razzismo, che ha molte forme, che si presenta in molte forme, che il razzismo non si ripresenti sotto altre forme, altre facce anche oggi. Attraverso una botola ubicata sotto il divano del vano cucina del suo appartamento si accedeva ad una vera e propria serra dove coltivava marijuana. È quanto ha scoperto la polizia, che a Napoli ha arrestato il coltivatore Pusher. Ed eccoci ora alla nostra rubrica Fischi Applausi. Vediamo chi si è contraddistinto in negativo ed in positivo oggi 21 gennaio. Fischi per Salvatore Palma, assessore al bilancio del Comune di Napoli. La Corte dei Conti della Campania boccia il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il no dei magistrati contabili rischia di spedire il Comune verso il dissesto con l'arrivo dei commissari ad acta a Palazzo San Giacomo. Applausi per Gianni Morandi, presidente onorario del Bologna. Prende le distanze dagli ultra che hanno contestato il Napoli e la canzone Caruso del compianto Lucio Dalla, dichiarando di essersi vergognato allo stadio. Per l'ex fidanzato d'Italia, stavolta si è passato il segno. I fatti di domenica scorsa sono lontanissimi dalla Bologna sportiva di un tempo. Autostrade, il tratto A16 Napoli-Canosa, compreso tra le uscite di Avellino Ovest e Baiano, resterà chiuso per 6 notti consecutive da domani fino a martedì 28 gennaio, dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni. Ieri si è riunita la Commissione Cultura appunto per il Forum delle Culture. Domani partono i nuovi bandi. Matilde Andolfo. Saranno pubblicati mercoledì sulla Gazzetta Ufficiale i primi bandi, nell'ambito dei quali associazioni e istituti culturali con precisi requisiti potranno presentare proposte per la realizzazione degli eventi culturali del Forum delle Culture, in particolare quelle con un importo fino a 20.000 euro. Lo ha reso noto l'assessore alla cultura Nino Daniele, che ha incontrato la Commissione Cultura presieduta da Maria Lorenzi per una panoramica sulle attività in corso per la realizzazione degli eventi legati al Forum. Subito dopo saranno pubblicati i bandi per importi superiori fino a 40.000 euro.
60.000 euro. Alla chiusura dei bandi, un'apposita commissione valuterà le proposte pervenute che dovranno rientrare nei temi alla base del Forum Universale delle Culture e articolarsi nei diversi strumenti operativi previsti, dialoghi, mostre, espressioni culturali. Con la pubblicazione dei bandi si entra nel pieno delle attività per l'organizzazione del Forum, che si svolgerà nei mesi estivi con un prosieguo delle iniziative anche in autunno per il progetto speciale Dal Forum all'Expo, centrato sulla filiera enogastronomica. A ottobre la conclusione formale del Forum Napoli e la designazione da parte del Forum di Barcellona della città che dovrà ospitare la prossima edizione. Parte dell'importo complessivo dei finanziamenti, ammontante a circa 11 milioni di euro, sarà assorbito dal piano comunicazione, al quale sarà destinato 1 milione di euro, e per l'acquisto del marchio Forum delle Culture, dalle spese per le attività già svolte, da una quota di circa 600.000 euro per le attività di servizio che il Comune dovrà comunque svolgere per l'organizzazione. I bandi che la Fondazione dovrà ricevere per il 75%, il 25% invece sarà il Comune a decidere attraverso un'evidenza di bando pubblico degli eventi speciali. Scatta lo stato d'allerta a 15, il comune della provincia di Avellino colpito dal tragico alluvione del 5 maggio del 1998 a causa delle abbondanti piogge che stanno interessando da alcuni giorni il Vallo di Lauro. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Il 21 gennaio 1871 viene approvata la legge che trasferisce la capitale d'Italia da Firenze a Roma. Laici e credenti per la città, cercasi un fine, il tema del primo incontro previsto dal programma della scuola di formazione all'impegno sociale e politico. E ora lo sport in vista della sfida casalinga di sabato con il Chievo e ripresa a Castelvolturno la preparazione del Napoli. Marco Di Bello. Se nella stagione 2011-2012 la sconfitta contro il Bologna al Dall'Ara estromise il Napoli dalla corsa alla qualificazione per la Champions League, l'amaro pareggio di domenica scorsa contro la stessa squadra nello stesso stadio ha tagliato definitivamente fuori gli azzurri dalla corsa allo scudetto. Dopo i due punti persi sul rettangolo verde dei Felsine in maniera rocambolesca ma non senza colpe da parte dell'11 di Benitez, soltanto un miracolo potrebbe adesso rimettere in gioco i partenopei che dal capoluogo emiliano sono tornati con il morale sotto i tacchi e una nuova consapevolezza, quella di non essere in grado di recitare il ruolo di anti-Juve e di dover puntare il tutto per tutto sul secondo posto attualmente occupato dalla Roma. Ma soprattutto dal capoluogo emiliano i partenopei sono tornati con una maggiore consapevolezza del fatto che nessuno ti fa sconti nel campionato italiano, dove basta una piccolissima distrazione per ribaltare un verdetto che appare scontato, come è successo nella parte finale della sfida con i rossoblù due giorni fa. Sfida che oggi alla ripresa degli allenamenti a Castelvolturno in vista della gara casalinga di sabato pomeriggio contro il Chievo al San Paolo, il tecnico del Napoli ha analizzato assieme ai suoi uomini, cui è tornato a chiedere maggiore attenzione in fase difensiva, in particolare sulle palle inattive come il corner da cui è scaturito il pareggio della squadra di Ballardini al 90°. Con gli azzurri ha lavorato per la prima volta l'ex centrocampista del Verona Jorginho. Il giovane brasiliano ha impressionato per le sue doti i compagni e Benitez, che su di lui conta molto soprattutto per migliorare la gestione delle gare nelle fasi più delicate. Fernandez squalificato per un turno in seguito all'ammonizione rimediata domenica a Bologna. Parliamo ora di mercato, ecco le ultime novità in casa Napoli. Turboman al Valencia. Il prestito del cileno all'ex squadra di Benitez dovrebbe essere la prima operazione di mercato in uscita del Napoli. L'attaccante di ritorno dal Brasile, dove ha indossato la maglia del Gremio, avrebbe rifiutato la destinazione Rubin Kazan, con cui il direttore sportivo azzurro Bigon avrebbe avuto un mezzo accordo per uno scambio Vargas-Vila e insistito per traslocare in Spagna. Così alla fine la società partenopea avrebbe deciso di accontentarlo. Vargas al Valencia dunque è in Vila non si muove dalla Russia. La qualcosa lascerebbe pensare che adesso Bigon punterebbe tutto su Capoue del Tottenham per potenziare la mediana.
Tuttavia la trattativa con il club londinese non appare delle più semplici a causa dell'elevato costo del cartellino dell'ex Tolosa, e quindi il Napoli continuerebbe a guardarsi attorno e a sondare nuovi orizzonti come quelli che si sono schiusi nella capitale lusitana, dove secondo gli ultimi rumors il DS azzurro avrebbe messo gli occhi su Steven Defour, centrocampista del Porto e della nazionale belga, uno molto duttile e capace di giocare anche sulle fasce, per le quali Bigon sarebbe alla ricerca di rinforzi, come dimostrano l'operazione che doveva condurre sulle rive del Golfo il brasiliano con passaporto transalpino Bastos e l'interessamento per Criscito dello Zenit San Pietroburgo, altra bottega molto cara come il Tottenham. Criscito avrebbe il gradimento di Benitez, che con lui colmerebbe anche le lacune mostrate dalla squadra nel reparto arretrato, essendo l'ex Genoa in grado di fare pure il difensore centrale, ruolo quest'ultimo che sa interpretare alla perfezione il belga Vermaelen dell'Arsenal, già quest'estate nel mirino dei partenopei che in questi ultimi 10 giorni di mercato potrebbero riprovare a portarlo nel capoluogo campano. Risponde al nome del brasiliano Ralf l'ultima idea di Bigon per puntellare la mediana. E infine la palla a nuoto, domani sera a Posillipo di scena la Scandone contro la Prorecco dell'ex Pino Porzio. Gianluca Leo. C'è grande entusiasmo tra le fila della Doha Posillipo dopo la vittoria nel derby contro i cugini dell'Acqua Chiara. Domani sarà però già campionato col turno infrasettimanale valido per la terza giornata di ritorno. Di fronte non poteva esserci avversario peggiore. I Galacticos della Prorecco, campioni d'Italia in carica, al timone dell'inaffondabile sottomarino biancoceleste si è posto nuovamente mister Pino Porzio, richiamato nella cittadina ligure dai presidenti Volpi e Barreca dopo l'esonero di Tempestini avvenuto sabato scorso. Voci di corridoio dicono che gli stessi giocatori recchelini abbiano chiesto il ritorno del tecnico pluridecorato alla guida della prima squadra, per cui la formazione partenopea troverà un Recco più che motivato a far bene, ad espugnare la Scandone di fuori rotta. Posillipo che viaggia dunque sulle ali dell'entusiasmo, pronto a giocare lo scherzetto ai vinci tutto della pallanuoto italiana. Nessuna indisponibilità o problema di formazione per il tecnico cufino, che vorrebbe regalare al suo presidente Marinella la prima vittoria contro la Prorecco dopo quella avvenuta contro la Carpisa Yamamea Chiara venerdì scorso. Dopo la sfida di Napoli, il Doha partirà alla volta di Brescia, dove sarà impegnato nel gruppo B di Coppa Italia insieme ai padroni di casa al Savone dalla Florenzia. La gara tra Posillipo e Recco sarà diretta dai signori Lodico e Caputi. Fischio d'inizio per le ore 19:30. Un'ultima notizia prima di salutarci: la canottiere di Paolo Zizza sarà impegnata a Roma nella piscina Salaria per sfidare la Lazio Nuoto. È tutto, ma per ulteriori aggiornamenti e video vi ricordo il nostro sito internet www.lunaset.it e il nostro profilo Facebook Campania Lunaset. Per seguire i nostri programmi su smartphone e tablet basta scaricare l'applicazione Lunaset Go. L'informazione del TG Luna Napoli ritorna puntuale come sempre domani alle ore 13:55. Io vi lascio ora le previsioni meteo, grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di 3D Meteo per la giornata di mercoledì, giornata che finalmente vedrà un miglioramento del tempo anche al centro-sud, anche se come vedete sulle regioni tirreniche sarà ancora presente un po' di instabilità. Tra poco entreremo nel dettaglio, cominciamo a dare un'occhiata alle temperature, valori minimi in lieve diminuzione un po' in tutta Italia e vedrete anche nei giorni successivi le temperature caleranno un pochettino, comincia ad arrivare aria un po' più fredda, ci riavviciniamo così alle medie del periodo. Le massime invece risultano ancora leggermente al di sopra della norma, valori un po' in tutta Italia compresi tra i 10 e i 15 gradi. Ora entriamo nel dettaglio della previsione, cominciando dal nord Italia, dove nel complesso sarà una giornata abbastanza tranquilla. Vi segnalo solo la possibilità di qualche banco di nebbia di notte al primo mattino in pianura padana, e poi in Liguria nella seconda parte del giorno tornano ad aumentare le nubi per una perturbazione che poi arriverà giovedì. Ora passiamo all'Italia centrale, anche qua tempo nel complesso discreto, ma come vi accennavo sul versante tirrenico sarà ancora possibile qualche locale piovasco, comunque alternato anche ad ampie schiarite. Per il sud Italia situazione simile, quindi con tempo relativamente buono, ma la possibilità di qualche goccia di pioggia tra la Campania e la Calabria sulle isole maggiori, come vedete situazione più che tranquilla.